A seguito dei dati dell'economia lucchese presentati nei giorni scorsi dalla Camera di Commercio di Lucca, il segretario generale della CISL, Giovanni Bolognini, trova positivi i numeri dell'economia locale. Si sottolinea però come la situazione rimanga comunque preoccupante. Continuano le richieste di cassa integrazione, così come le chiusure di aziende anche importanti per livelli occupazionali. Quello che è carente, secondo Bolognini, è un'imprenditoria che guardi oltre l'immediato, che sviluppi produzioni innovative con il miglioramento dei sistemi produttivi e sostenute da un'adeguata qualificazione del personale. Servono inoltre misure a sostegno della crescita, così come a livello nazionale anche a Lucca. Per questo la CISL chiede alla Camera di Commercio e alla provincia, fin tanto che sarà in funzione, di continuare il confronto tra i soggetti pubblici, economici e sociali per individuare percorsi e priorità, compiendo anche lo sforzo di pensare a livello di zona in modo da coglierne la specificità. Secondo il segretario di CISL, l'incremento dell'export dello scorso anno è un buon dato, che però non basta per parlare di ripresa, ma eventualmente di recupero, e la conferma viene dal dato occupazionale, che cala in provincia dello 0,3%, tre volte superiore alla media regionale. Inoltre le previsioni della Camera di Commercio sulla riduzione prevista dello 0,9% del prodotto interno lordo locale per il biennio 2012-2013 pongono ulteriori incertezze sul futuro di imprese e lavoratori. Esiste quindi la necessità di incrementare le azioni che possono aiutare a cambiare la situazione, dai poli tecnologici ai fondi di rotazione, dal superamento dei problemi sulla mobilità di merci e persone ad una formazione sia professionale che universitaria mirata alle nuove necessità ed anche ripensando i distretti in una più confacente logica di filiera. Su questa base la CISL si farà promotrice di un incontro con le altre confederazioni sindacali per verificare la condivisione della proposta.